Signore e signori, benvenuti. Siamo qui per presentare questo libro di Rosario Pinto. È un libro di racconti, e dà per titolo I racconti del tempo. Provvedo a presentarvi, subito, l'autore del volume. Rosario Pinto, ed ora, consentitemi, gentile pubblico, di presentarvi Massimo Boccia, l'editore che ha creduto in questi racconti di Rosario Pinto, decidendo, così, di volerli pubblicare. Signori del pubblico, vi sono molto grato della vostra partecipazione alla presentazione di questo libro. Però, lasciate che ve la dica tutta la verità. Non l'avessi mai fatto di pubblicare questo volume. Vi vedo meravigliati di questa mia dichiarazione. Quel signore là, in prima fila, ha l'aria di volermi porre una domanda. Può farlo, se le fa piacere, la ascolto volentieri e le risponderò con franchezza. Voglio credere che ammetterà, signor Boccia, che è almeno molto singolare, che lei faccia tale dichiarazione. Che è l'editore di questo libro. Come fa a dichiarare di esserne pentito? O, altrimenti, cosa vuol dire la sua espressione non l'avessi mai fatto? Mi rendo conto di aver suscitato delle perplessità e, quindi, di non aver fatto ben comprendere il mio pensiero. Vedete, la questione è semplice. Qui ci troviamo di fronte ad un autentico capolavoro. E i capolavori sono difficili da gestire. È come se mi trovassi tra le mani la Divina Commedia, che dico io, il canzoniere del Petrarca. O, ancor meglio, visto che si tratta di racconti, il Decamerone di Boccaccio, Le Mille e Una Notte. O, le novelle di Canterbury, di Chaucer. Non credete che sarebbe un imbarazzo enorme, per un editore, gestire delle cose di tale portata? Signor Boccia, mi consente di dire qualcosa anche io. Prima dice che non l'avesse mai fatto di pubblicare questo libro, subito dopo, lo paragona, niente poco di meno, a Boccaccio ed altri autori di grande celebrità. Ha scomodato, addirittura, Dante Alighieri. Non sarebbe il caso che si spiegasse un po' meglio? La ringrazio molto, signora, per questa domanda che mi pone. Veda, deve considerare che questo libro che qui presentiamo è il primo, di carattere strettamente narrativo, che Rosario Pinto scrive, dopo numerosissimi volumi di saggistica. E, questo, lo sapevamo già. Vorrei intervenire, a questo punto, per chiarire che il signor Boccia, l'editore di questo libro, intende sottolineare i pregi di questi racconti di Rosario Pinto, pregi del tutto particolari, che meritano tutto l'impegno che l'editore avverte il bisogno di profondere nella promozione di quest'opera. Mi hanno detto alcune persone che hanno già letto questo libro che l'autore ha sviluppato molti temi di grande interesse. La vita umana nelle più varie sfaccettature. La passione, l'impegno morale e politico, il senso della giustizia, il tradimento, la guerra, l'amore. E non manca il sesso, questa grande molla che spinge e motiva tutti gli esseri viventi. Sì, sono proprio questi i temi di questi racconti. E Rosario Pinto ne parla, al tempo stesso, con leggerezza e con profondità. Se gli chiedete come sono strutturati, vi risponderà che li ha scritti pensando a vari tipi di lettori, cosicché ciascuno possa leggerli a suo modo. Pensate, ha reso possibile una lettura articolata secondo i quattro sensi della scrittura: il senso letterale, l'allegorico, l'anagogico e il morale. Lei ha detto allegorico, anagogico? E che significano queste parole? Signor Boccia, ora ho capito perché lei ha detto che non avesse mai fatto di pubblicare questi racconti. Deve essere il solito libro di un intellettuale del cazzo che pretende di insegnare tutto a tutti, aspettandosi che gli facciamo pure gli applausi. Caro signore, lei è inutilmente volgare e non ha capito che quando io ho detto quelle parole, non l'avessi mai pubblicato. Intendevo dire che questo è un libro che, dopo che lo hai letto, ti cambia la vita. Questo intendevo dire, che questo libro ti fa vedere il mondo in un modo diverso. I quattro sensi delle scritture significa dire che questo libro lo puoi avvicinare come una lettura piacevole e distensiva, ma anche come spunto di riflessione e di ritrovamento di sé. No, per la sua volgarità e per la sua ignoranza, a dire il vero, qui non c'è posto. E nelle mie edizioni, mai ce ne sarà. Grazie a tutti per aver partecipato, un grazie all'autore.
Prima di chiudere questo incontro, sarei felice se Rosario Pinto volesse rispondere a qualche domanda del pubblico. Sono senz'altro felice di poter rispondere alle domande del pubblico. Anche se, voglio subito dire, che sarebbe più giusto che potessi essere io ad ascoltare le cose che il pubblico ha da dire su questi miei racconti. Io nutro, infatti, un gran rispetto verso i miei lettori, e sono convinto che sono, in fondo, essi stessi, i protagonisti veri di queste mie narrazioni. Sono loro i protagonisti, giacché possono completare ed arricchire, grazie alla loro fantasia, ciò che io ho provato solo a suggerire, offrendo loro uno spunto per andare avanti, e, se vogliamo dire così, per completare le mie storie. Vedo che abbiamo in sala molte bellissime donne. Mi piacerebbe che qualcuna rivolgesse delle domande all'autore, a Rosario Pinto, che in questi suoi racconti ha riservato alle donne un ruolo certamente tutt'altro che marginale. Io credo che lei sia stato certamente ispirato da una donna che ha saputo interessarla profondamente, crede di poterne parlare? Sarà stata una donna eccezionale, quella che l'ha potuta affascinare, una donna di cui vorrei che lei ci potesse parlare. Signorina, non è bene che un gentiluomo parli di altre donne, ma una cosa gliela posso dire. Se, in altri tempi, avessi avuto il piacere di conoscere lei, certamente, la sua bellezza non mi sarebbe sfuggita. Sempre garante, Rosario Pinto, e su questa sua battuta finale, direi che possiamo chiudere questa presentazione del suo libro, I racconti del tempo. Buona lettura a tutti, arrivederci.